Buonasera. Ale. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera. Buonasera al mio ospite, il signor Lupin Channel, il signor... Ma buonasera, caro uomo. Il signor Lupin Cosplay. O Channel, o Lupin Pirla. Lei è magari lei è Lupin, lei è Lupin. Buonasera, benvenuto. Grazie per aver accettato. Buon compleanno innanzitutto, perché comunque grazie. Da poco lei ha compiuto gli anni, mi è invecchiato di un altro anno. Esatto. Già si sente dal primo giorno, assolutamente si sente, sì. La vecchiaia che avanza, ienta che arrivano. Buonasera anche a tutti i nostri amici in chat o a chi ci vedrà poi ovviamente in differita. Buonasera Alberto, buonasera Lord of Fire. Vediamo, c'è la signorina Zilla con i suoi, il suo cibo che sta sgranocchiando. Vedo che c'è anche la signora Aurora. Insomma, crunch. Buonasera, buonasera. Siamo qua, non indugiamo troppo, anche perché appunto il nostro Lupin è comunque anziano, quindi insomma piano, non può andare a letto tardi, insomma c'è tutta una serie di deve prendere le pastiglie, tutta una serie di cose, esatto, di riti, la pressione devo prima di dormire e quindi insomma bisogna chiacchierare delle cose importanti. La chiacchiera principale di stasera è ovviamente la fine della sesta serie di Lupin Part 6, perché oramai da qualche anno le serie sono in realtà le part, da quando si è deciso improvvisamente che c'era Part 3 e quindi dopo Part 4, Part 5, Part 6 e via dicendo. Serie che è finita, che potete trovare tra l'altro tutta su Amazon Prime Video, non ancora doppiata, è solamente sottotitolata in lingua giapponese, ma ampiamente godibile, quindi insomma se siete fan di Lupin, sì, buttatevi in attesa che un giorno, prima o poi, qualcuno la possa doppiare. Allora io direi che possiamo sempre cominciare anche genericamente e poi a un certo punto ci buttiamo negli spoiler, perché qualcosina piccoli, ovviamente, però dai, sì, diciamo che fatecela dire, altrimenti dai, oh, non si può giudicare completamente qualcosa senza poter spiegare magari quello che accade. Piccola premessa, allora, dove è ambientata questa serie? È ambientata a Londra, soprattutto, diciamo, genericamente Inghilterra, comunque riporta Lupin in questa atmosfera appunto un po' londinese, un po' misteriosa, un po' nebbiosa. Già dai trailer si sapeva che ci sarebbe stato il personaggio di Sherlock Holmes, ovviamente non nello Sherlock Holmes che viaggia nel tempo ed arriva ai tempi nostri, ma una sua versione moderna, come del resto lo stesso Lupin, no? È sempre stata la versione moderna del ladro gentiluomo. Ci sarebbe stata una sfida, questo si sapeva, e ci sarebbe stato qualcosa legato all'identità. C'era questa immagine di Lupin con un occhio coperto da una mano, che insomma rappresentava un po' la dualità, no? Quindi di Lupin. La dicotomia tra bene e male. Tra bene e male. Jekyll e Hyde, no? Quindi si tornava. Certo. Anche perché Jekyll e Hyde, questa stagione, no? Ci era stato promesso, avrebbe avuto anche molti riferimenti letterari, quindi all'Inghilterra, insomma, libri. Avrebbe preso ispirazione proprio da quelli che sono gli scritti popolari, insomma, della Gran Bretagna, della Great Britain. Nel frattempo si stanno scatenando in chat, bravi, scatenatevi. Bravissimi. Ok, quindi poi la serie è arrivata, c'è stato tra l'altro a sorpresa un episodio zero, inizialmente non previsto, comunque tenuto nascosto, in cui si è detto addio al vecchio doppiatore di Jigen, e quindi c'è stato il cambio di guardia con il nuovo doppiatore e anche il cambio di giacca, fra l'altro, cosa che mi è piaciuta molto, perché devo dire la sesta è partita bene, cioè è partita col giusto, sì, il giusto pedale, è partita bene. Non, esatto, non ha mantenuto quel esatto lì, purtroppo. Qui c'è stato questo episodio che, insomma, ha visto anche il cambio di giacca, cosa che mi è piaciuta, vedere Lupin che si toglieva la giacca blu della quinta serie e che la sostituiva bello con quella della sesta serie, che potrebbe essere anche benissimo la vecchissima giacca della prima, insomma, non si sa, però è bello, lui, insomma, ne ha tante, continua a cambiarle. Certo. Anche perché usciva nel periodo in cui ricorrevano i 50 anni dalla prima serie, quindi era, non dico un obbligo, ma comunque era un dovere omaggiare la prima serie anche solo con qualche colore che ricordava la sua versione iniziale.
Infatti, questa serie nasce per festeggiare in realtà la prima serie di Lupin, cioè per festeggiare una sorta di anniversario, appunto, per i 50 anni della messa in onda della primissima serie. Quindi non è ovviamente un cinquantennale su Lupin, diciamo, a tutto tondo. Quello è avvenuto un po' prima e fu tenendo conto dell'uscita del manga, e fu festeggiato proprio con la quinta serie, che, lo possiamo già dire, siamo concordi, direi, è la il modo migliore per festeggiare forse il personaggio di Lupin. Cioè, questa serie poteva farlo in maniera molto più simile, ha deciso di non farlo, di tenere solo la giacca e un pochino del mood forse della prima serie, non lo so come la pensi tu. Adesso ti lascio un po' così esondare. Come è stato? Lo tsunami mi lasci. Esatto. Com'è stato cominciare questa sesta serie? Dove eri quando hai visto? Allora, quando ero piccolo, no, quando avevo 27 anni è iniziata, esatto, la sesta serie, e adesso mi ritrovo alla fine con un anno di più. Guarda il caso. Guarda il tempo implacabile. Allora, prima di farti partire, innanzitutto, in realtà, se volete sapere come ci siamo approcciati a Lupin, un sacco di cose, le trovate nella scorsa live, quindi recuperatevela, così poi arrivate preparati anche a questa. Bellissima chiacchierata fu quella. La cavalcata attraverso... interminabili, ma poteva continuare fino all'alba, è stata bellissima. 50 live. Anni di Lupin in 2 ore. Vada, mi racconti un po' come è arrivato a questa sesta serie, com'era? Allora, io mi accorcio le maniche per iniziare a triggerarmi per bene. Allora, io mi sono approcciato inizialmente a questa sesta serie con un buon e non così contenuto hype, perché vedevo questa versione di Lupin metà buono, metà cattivo, quindi Jekyll e Hyde, la locandina con Sherlock Holmes in fondo non era il London Bridge, ma c'era il Big Ben, ok? Sì, c'era, sì. Il Big Ben, c'era quella passeggiata sul Tamigi col Big Ben lontano. Esatto, sì, con il Big Ben. E quindi aveva preso piede dentro di me questa sesta serie, anche con irruenza, perché comunque Sherlock Holmes è un personaggio che ho seguito molte volte, sia con i film al cinema, sia con le letture, i libri, più la versione cinematografica e anche tipo quella, la versione di Cumberbatch, okay, nella serie TV. Ok, sì. Quindi sia Cumberbatch che Robert Downey Jr. nelle due versioni. Allora, io ti dirò la verità, preferisco Robert Downey Jr. Forse perché c'era più azione. Certo. Non lo so, c'era sempre la parte investigativa, però era molto più azione effettivamente, certo, rispetto, certo, alla serie, che è tutto ingegno, inganni, lucubrazioni, misteri, quindi è tutto, okay, un po' più noir. Sei, sì, sei, sì, uno che ama le due facce di Sherlock, quindi un po' lucubrazione, un po' azione, comunque, che non mancava, sì, anche, sì, nei, sì, romanzi originali, comunque non è che stesse sempre con le mani in mano il buon Sherlock. Come no. E quindi ero partito bene, avevo fatto anche una live addirittura quando l'annunciarono, tipo alle 3 di notte, ho fatto la live qui su Twitch, sempre, sul mio canale, e aspettando questo annuncio della sesta serie, che trama avrà, eccetera, quindi ero molto hypato. Esce il primo trailer, ancora di più, che bello, cresce. Prime due puntate, una bomba assoluta, con questo Sherlock caparbio, con questo Sherlock che poteva essere molto legato con la versione dei romanzi, molto intuitivo, intelligente, proprio effettivamente come il personaggio, quindi l'avevano trasposto nel modo migliore, sempre con quel tatto lupeniano, certo, però rimanendo sempre nel personaggio. Ed era una cosa che ho apprezzato moltissimo. Dopo le due puntate iniziano i primi filler e io lì sono confuso. E io lì dico, c'è qual quadra che non cosa? Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Un trailer, sì, un filler, perdonami. Due filler. Tre filler. Oh, basta, quattro filler. Quattro filler. Allora, ma quando riprendiamo la trama principale?
trama principale. Oh, meno male. Altra trama principale. Perché? Allora, killer. Spieghiamolo ovviamente. Killer. Basta! Spieghiamolo ovviamente ai meno avvezzi, magari all'animazione, a chi segue, sì, magari anche, certo, solo Lupin. Per filler, ovviamente, cioè per riempitivo, perché alla fine quello vuol dire filler, proprio nel senso di riempire. Riempitivo sono quelle puntate in un cartone animato, in una serie, insomma, qualsiasi cosa sia una saga, qualcosa che abbia sviluppo orizzontale, sono quegli episodi dove la trama principale non prosegue. C'è sempre l'esempio più banale, ci sono, non lo so, due che devono andare da casa loro a casa di un amico. La puntata filler sarebbero loro che a metà strada si fermano a fare benzina, e tu vedi questa puntata dove loro fanno benzina, chiacchierano col gestore, succedono delle cose che però non portano avanti la trama, perché tu vuoi sapere che caspita succede quando loro arrivano a casa dell'amico. Ora, stasera Itoshirp, benvenuto, si parla di anime però, Lupin buonasera, anime, buonasera. Non male, buonasera. Però magari è anche il suo campo, quindi di solito uno tira l'altro. Con irruenza anche lui. Con irruenza, sì, sì, così. Sì, sì. E quindi sì, insomma, è una cosa, ovviamente una pratica comune, quando ci sono delle storie molto lunghe da portare avanti, quando magari in una produzione bisogna prendersi una pausa perché magari il team principale sta lavorando proprio alle puntate con una trama importante, però per evitare di lasciare un buco, proprio perché in Giappone c'è questa cosa che se manchi l'appuntamento sei finito, perché loro sono molto precisi, non è come gli americani, no? Che spesso fanno uscire gli episodi un po' quando gli capita, cioè io mi ricordo DuckTales o molte serie della Disney, no? Anche recenti, uscivano due o tre episodi, un mese di pausa, tre episodi, sei mesi di pausa, cioè non gliene frega niente. Bellissimo, Però anche se adesso sta prendendo piede questa cosa con One Piece. Ho notato che le pause... pausa, capitolo con l'esplosione di qualsiasi cosa e poi... Si va avanti, ma infatti è un po' così, forse stanno capendo che alla fine quando poi vedi il prodotto tutto assieme, meno filler ci sono, meno cose che insomma... vanno a discostarsi dalla narrazione, meglio è. Quindi animatori, questo Lupin è stato con Attack on Titan, effettivamente non era molto, che poi adesso si è concluso e hanno annunciato un'altra parte, però che ho letto il manga godo perché dico ah che bello, so tutto ancora per un po'. Però produttivamente già lì però è proprio un sistema di produttivo diverso, cioè nel senso che gli episodi vengono prodotti divisi in parti, diciamo, ma sono serie diverse, cioè le varie parti di Attack on Titan loro le considerano proprio delle serie separate. Diciamo che internamente poi alla serie l'appuntamento deve essere abbastanza fisso, sennò il giapponese mi sbrocca. Quindi da anni c'è questa pratica, insomma da sempre, di fare i filler, cioè questi episodi dove la trama orizzontale non viene portata avanti. Questa cosa, l'abbiamo detto anche da altre parti, Lupin l'aveva fatta sia nella quarta stagione che nella sesta stagione, insomma, part 4 e part 5, in maniera abbastanza oculata. Cioè, creava delle miniserie di magari anche 4-5 episodi e poi ci infilava dentro qualche filler, così come pausa, qualche avventura di Lupin separata, e poi si ripartiva con un'altra mini-saga, diciamo. La quarta stagione non lo faceva, diciamo, in toto, magari c'erano dei filler... No, nella quarta in realtà facevano dei filler, ma comunque includendo i personaggi. Esatto, quindi c'era Rebecca... andava avanti la trama, ma in realtà no. Sì, e anzi... comunque ti coinvolgeva. Magari in un filler veniva comunque nominata la trama principale. Sì. C'era un accenno all'MI16, c'era un accenno a Leonardo, anche se poi la trama non veniva portata avanti. La quinta... l'ha fatto proprio in maniera sistematica, ci ha dato tre storie di Lupin divise da una serie di filler, con un finale bellissimo secondo me, tra l'altro, che davvero glorificava il personaggio. C'era quella parte Si è parlato di quella scena della maschera gettata, e lì ovviamente io non conoscevo ancora, fra l'altro, il buon Lupin, e lui ancora, prima di conoscermi, ancora credeva nei sogni, no? Cioè era ancora un ragazzino che viveva di fiabe e quindi diceva chissà quella maschera dove porteranno. Poi ovviamente sono arrivato io, vecchio e ormai disilluso, e gli ho detto guarda Edo, vedrai che non porterà da nessuna parte. Mi ha fatto guardare in faccia la realtà con una brutalità immensa, l'ho schiaffeggiato, la delicatezza di un comodino.
E questa cosa è successa un po' anche nella sesta, perché io mi ricordo, no, quel bellissimo passaggio del tipo con la seconda saga, di cui poi parleremo, in cui io dissi: guarda Edo, sappi che non succede niente di quello che vuoi si avvererà. E il bello è che poi la sesta serie è riuscita a darci un finale pure peggiore, tra virgolette, di quello che io, perché io almeno mi aspettavo qualcosina, qualche rivelazioncina, invece nada de nada, ma poi ne chiacchiereremo. Quindi, per tornare al discorso iniziale, questa sesta serie ha avuto questo problema, come diceva Edo, dopo due puntate introduttive, diciamo, dove ti veniva presentato Sherlock Holmes, ti veniva presentato il fatto che Lupin avesse, insomma, dei conti in sospeso con Londra, ci veniva presentata anche Raven, questa specie di associazione criminale che si diceva custodisse un tesoro enorme, quindi in qualche modo Lupin voleva metterci mano. Poi, improvvisamente, filler. Lupin vive una serie di avventure che vanno e vengono. Vi leggo, Ito, però stavo finendo l'introduzione. Insomma... calma che ci si incrociano i discorsi poi. Sì, esatto, anche perché si parla di Lupin stasera, quindi io Attack on Titan... leggiamo, non vi preoccupate. Attack on Titan io non l'ho mai letto, non l'ho mai visto, quindi io sono proprio ignorantissimo su Attack on Titan. Questo lo dissi anche a Edo. Un giorno magari lo recupererò. Sì, io con i giganti... ma anche perché quando cominciò io non sapevo quanto durava. Io non inizio più gli anime e i manga se non so che poi finiscono, capito? Quindi... okay. No. quindi non mettete sta Ito Shirp è completamente impazzito. Ito Shirp, così vuole comandare lui questa sera. Completamente impazzito. Ma giustamente ha detto: entro in scena io. Ed è entrato in scena, però adesso anche meno. Esatto. È un po' part 7. Ito Shirp è un po' part 7. È un po' sì, così. Beh, è arrivato. E quindi, insomma, dicevamo. Questa cosa dei filler ci ha un po' spiazzati. Perché sì. Sono anche interessanti. Io lo dico sempre, i filler possono essere anche interessanti. Io mi ricordo la puntata della patente di Dragon Ball dove è Piccolo e Goku devono prendere la patente. Non c'entrava nulla con la saga in corso, ma era fantastica. Il problema è che se quando tu fai una storia piena di cose da tener conto, piena di rivelazioni, insomma, che dovrebbe portare da qualche parte, perlomeno in teoria, vedersela continuamente interrotta da dei filler ti fa perdere davvero il filo, ti fa perdere la voglia di andare avanti, ti fa perdere la concentrazione, perché sì, molti dicono vabbè, ma puoi rivederti i vecchi episodi, ma mica, a parte che tutti non hanno il tempo di rivedersi 100 volte le cose, io ultimamente già tanto so il tempo di respirare in queste settimane. Mi trovi d'accordissimo. Io poi non guardo le robe velocizzate 1.2, 1.5, cioè non voglio fare quelle robe lì, non voglio... Non te le godi poi così. Non me le godo, non voglio vedermi 100 cose assieme, non mi interessa, Voglio vedere una cosa che sia fatta bene e godermela. Purtroppo questa cosa non l'ho potuta fare con Part 6, che ci ha tempestati di filler. Che dire, allora, anch'io come te sono rimasto stregato dall'inizio, perché l'episodio 0, sì, succedeva poco, però comunque ti dava un po' il là alla stagione. Vabbè, il passaggio di testimone. Passaggio di testimone, ho omaggiato per bene il doppiatore storico di Jigen, che gli dà voce dal pilot film, ricordiamolo. Uscito nel 69, quindi insomma fatto una bella voce a un personaggio dal 69 dopo un po' dice: ragazzi, va bene, basta, adesso mi riposo. Non ce la faceva più. Bene, è giusto, e poi appunto ci sono stati i primi due episodi dedicati a Sherlock, che mi sono piaciuti tanto e ti lasciavano anche qualcosa di interessante, tipo questa cosa di un Lupin molto probabilmente cattivo. Poi tutti sappiamo che Lupin è chiaro che non potrà mai essere cattivo, però un sosia, un misunderstanding, cosa, qualcosa poteva esserci dietro, e purtroppo questa cosa non c'è stata. Cioè, è avvenuta, ma è, diciamo, alla bene e meglio, così, un po', si è chiusa un po' ad cazzum, come dico io, perché effettivamente ci hai creato l'Egnada, tutto l'hype dello scontro. L'Egnada dice: ergo una cagata. Beh, un po' tranchant come giudizio, non proprio, però dai, legnate.
Però non siamo lontanissimi. Non siamo così cattivi, dai. Però, dai, con la ciliegina sopra, mettiamo... con la ciliegina così, dai, per dargli quel tocco dolce. Però, no, allora... Il fatto delle prime due puntate mi avevano, come hai detto anche tu, stregato per il fatto che questo scontro tra Sherlock e tutti i personaggi della banda di Lupin si era resa molto intrigante, molto interessante, soprattutto da parte di Sherlock, perché effettivamente sì. Ritroviamo uno Sherlock scaltro che prevede le mosse. Quindi ben alla pari dei nostri Jigen e Gaemon, che si ritrovano molto in difficoltà con lui all'inizio. C'è un duello. Fra Sherlock e la banda di Lupin. Poi parleremo dell'animazione, perché l'animazione qui davvero, a parte la computer grafica all'inizio, che poi l'hanno migliorata però, Se per caso l'hanno migliorata. Sì, l'hanno migliorata, anche se io non sono soddisfatto di questa sesta serie, non in toto. Questa inquadratura che vedete è fantastica, però hanno fatto molti più scivoloni rispetto al passato. Dice, tra l'altro, signorina Zila, l'inizio con l'introduzione di Sherlock, con questa sorta di mistero sul discorso di Lupin, che sembrava essere cattivo, ti introduce anche bene la storia. Il problema è che con gli episodi dopo ti buttano filler senza collegarteli da subito, in qualche modo. Sì, perché poi nei filler qualcosina anche lì veniva buttato, che poi hanno recuperato, però... Ma non del tutto, cioè erano cose già viste e riviste, potevano essere interessanti, potevano essere carine alcune, per carità. L'unica che mi è rimasta davvero impressa è, adesso dirò il titolo, ma purtroppo non è colpa mia se gli hanno dato questo titolo, L'uccello di Darwin. Adesso, così, signori di Twitch, abbiate pietà. Però... non è Lupin che va nella tomba di Darwin a cercare i resti dell'affare del signor Darwin? L'uccello, sì, esatto. Certo, no. Ma è un altro tipo, un volatile vero e proprio. È qualcosa di più complesso, ecco, non cadiamo sempre nella maligna, madonna. È un volatile. Ansioso. Un volatile, che poi un volatile particolare, perché per chi ha visto l'episodio, molto, molto, molto particolare. Ma non voglio spoilerare, perché è uno dei più belli e bisogna goderselo, quell'episodio lì. Quindi, ripeto, a parte quello che mi ha letteralmente spiazzato un po' alla fine, dico la verità, sì. Molto inquietante, dice Albe, effettivamente, però per il resto sono tutti filler... paragonabili all'atmosfera scanzonata della seconda serie. Sì, sì. Più o meno. Però... meno delirante della terza, simile. Però scanzonata più... come quelli più scanzonati della più seconda. Più seconda. E... perché comunque le tematiche erano anche abbastanza serie la maggior parte delle volte, quindi sì. Ci poteva anche stare più sulla seconda. Però, ripeto, il problema è stato, come ha detto anche Azila, la gestione di questi filler. Ora, io so da fonte certa che la prima parte, quella su Sherlock, non è stata realizzata del tutto dalla TMS, perché erano in stra-mega ritardo. Okay. E non potevano posticipare l'intera serie. Quindi che hanno fatto? Hanno dato in gestione tutto il popò di roba a un'azienda di animazione cinese. Ok. Di conseguenza il risultato è stato quello che è stato. Si all'inizio vede. Magari io penso sempre che le prime due puntate sono state effettivamente gestite dalla TMS. Poi quel puttanaio lì che è venuto dopo, della prima parte almeno narrativa, quella con Sherlock, si vede che c'è sotto una mano diversa. Tanto ringrazio Ito Shirp per la sua donazione, grazie Ito, che irruentemente anche... Donate! Ma ragazzi, ma se volete vedere la sesta serie, dovete andare, ma anche tutte le serie, tutti i film, tutti gli special, andate su Amazon Prime e potete abbonarvi gratis anche al canale dell'uomo che sapeva troppo, quindi approfittate, cazzo! Se siete utenti Prime, abbonatevi! Ito, grazie mille per la donazione,
che tra l'altro ha, una, ha anche scritto una serie di parole tipo beware qualcosa, piene di urli. Ito, spiegami che cosa intendevi. Vedo che sei molto irruento in tutto. Ti ringrazio per la donazione, comunque. Grazie mille. Date una camomilla, sto ragazzo. Però ti voglio bene, Ito, ti voglio bene. Nonostante tu sia un pazzo totale. Se riusciamo a restare in argomento Lupin stagione 6... meglio. Ecco, poi, esatto. Poi esatto, vedi tu. È il tema della serata. Grazie comunque per il sostegno al canale. Grazie veramente. Sostenete, supportate infinite, grazie infinite. Sì, esatto. Insomma, il problema è proprio quello. Il problema dei filler, il problema che probabilmente è nato da problemi di produzione e che probabilmente si è un po' risolto nella seconda, che comunque non è che la seconda parte sia stata tutte rose e fiori. Di certo ha raccontato, secondo me, meglio quello che voleva narrare, perché poi dopo, diciamo, lo scontro Lupin-Sherlock che verrà risolto in qualche modo, poi ne chiacchieriamo in maniera un po' più spoiler, adesso ci manteniamo così, sì, inizia la seconda parte, che è quella in cui si immagina, si ipotizza una madre per il signor Lupin, si scava un po' sul passato di Lupin, si scoprono delle cose anche interessanti e comunque certificate, quindi qualcosina si è scoperto, tipo c'è su dove è cresciuto, dove ha fatto certe cose, dove si è addestrato, comunque quelle cose, finché non decideranno un giorno di scanonizzarle, per adesso il bollino glielo mettiamo. E lì diciamo che la gestione io l'ho trovata migliore, perché comunque sì, c'erano delle parti filler che interrompevano la narrazione, ma c'era meno l'impressione di interruzione improvvisa. Cioè c'era sempre una piccola avventura che in qualche modo si concludeva, poi c'erano i filler, poi una seconda avventura che andava a riprendere le cose che erano accadute prima. Insomma, hanno lavorato un po' meglio, secondo me, nella gestione dei tempi. Sì. Certo, sempre con tanti, forse troppi filler, quindi comunque dovevi aspettare anche un mese a volte per 3-4 puntate per capire cosa sarebbe successo dopo. Dipende comunque da che studio cinese, alcuni fanno animazioni migliori di quelle giapponesi. No, sicuramente, certo, Ito. Ma infatti certo, Ito. La qualità però generale non è che fosse scadente di questa sesta, eh? No, no, anzi, l'animazione, io non parlo di animazione, Ito, l'animazione era molto, molto valida, soprattutto in alcuni frangenti. Parlo della gestione registica e della sceneggiatura. Sì. Perché comunque, ecco, gestire anche, come dicevamo, questi filler, buttandone 4 di seguito in una trama spezzettata così tanto, spezza, e il telespettatore, quando riprende poi effettivamente la prossima puntata di trama, non ci capisce più nulla e deve per forza rivedersi quello che era successo prima. Perché poi ti perdi, cioè dopo 4 filler dici, oddio, dove eravamo che aveva fatto Sherlock, che aveva fatto Lupin? Perché erano qua? Cioè, ci devi pensare un attimo. Io continuo, io lo quindi... so, la cito ogni volta, ma io quel Lupin che se ne va da Londra solo perché deve, non mi andrà mai giù. Cioè il fatto che i filler fossero ambientati da un'altra parte, quindi non a Londra, lui che decide di andarsene e poi ritornare, ma... Boh, cioè Londra comunque è enorme se vuoi nasconderti, cioè regge anche proprio sì, un po' poco. No, praticamente la scena è stata questa, tra Sherlock e Lupin. Sherlock, Lupin, devi andare via, Lupin. Ma io vado via, ma non perché me lo dici tu, ma perché lo voglio io. Va bene, allora vai e ci rivediamo tra un mese. Va benissimo, arrivederci. Cioè, dai. Sì, poi quando è tornato il budget per la serie, allora ritorno a Londra. Questa è stata la allora sua... ritorno a Londra perché c'ho i soldi adesso. Poi. Allora, Alberto chiede, così, prima di parlare della parte della madre, tornando a Sherlock, Gaemon che non cerca la rivincita contro Sherlock, è un altro dei buchi? Perché andarsi ad allenare poi? Sì, allora c'è anche questo, è una serie molto piena di loose, quelli che si chiamano loose ends, no? Cioè vicoli ciechi un po' lasciati andare, nel senso che dopo quel bellissimo duello tutto sembra un po' sfumare, cioè si incontrano, non c'è mai una vera resa dei conti, io mi sarei aspettato un secondo scontro di quel tipo, magari in cui chiarivano le cose anche durante lo scontro, invece non lo so, e io come avevo detto a Edo, io l'ho trovata anche un po' verbosa a volte come serie, cioè
Io non sono uno che ama l'azione tout court, per dirla alla francese, però neanche davvero quei momenti molto dialogici dove i personaggi non si muovevano nemmeno, no? Cioè proprio seduti su ste sedie a chiacchierare. Esatto. Madonna, ci sono state delle puntate dove dicevo, ma fate qualcosa, parlate. Però lì gli sceneggiatori erano di romanzi gialli, quindi sì, sì, ma anche in quelle di trama a volte, no? Cioè... muovetevi un po', no? Sì, è un trucco per risparmiare ovviamente, sì, perché l'animazione ti costa meno, no? Metti della gente seduta, però cazzarola, fai che parlano mentre si sparano, mentre corrono, qualsiasi cosa, è insomma, bello. A volte c'è davvero un immobile, io non voglio i film di Miyazaki dove insomma, dove letteralmente non c'è quasi mai un frame immobile. Però, ecco, nemmeno a quello che ho visto in questa stagione, che secondo me è stato un po' esagerato. Io continuo a dire che la quarta stagione è al bacio, secondo me. Guarda, la stavo rivedendo adesso perché sto facendo la collezione, quella in edicola. Con la Gazzetta. Di tutte le serie, esatto, della Gazzetta. Che dov'è arrivata adesso? Anche quella... Allora, ne mancano 9 di DVD, quindi stiamo quasi alla fine. Ok. Però... anche quella... Poi ne parlerò in una live apposita perché mi sto mettendo da parte tutte le figurine. Ok. Con i Gargoyle. Ah. E poi parlando di tutta questa serie di DVD, di questa collana, nel mentre attacco anche tutte fantastico, le figurine fantastico. Nell'album. Quindi farò bello, più bello, o meno bello. La stessa. Infatti appena ho letto quella volta, quella sera, attaccherò le figurine di Gargoyle e parleremo. Ho detto, cazzo, vedi, allora... Sì, 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 sì. Non ho avuto pure solo io la stessa idea. No, infatti, ma era da un po'. Carino. Quando mi è arrivato l'album, tutti mi hanno detto, dai, ma attaccali in live. Ho detto, ma sì, allora parliamo di Gargoyles. Anche questo lo trovate nel canale, se volete vedervi la serata Gargoyle, dove ho raccontato un po' la serie Disney. Sì, sicuramente non è una serie perfetta neanche quella. Però, non lo so, forse a livello registico usavano tanto il fisheye, usavano tanto cose... Non lo so, questa ha avuto dei momenti dove proprio... Giusto, stavo dicendo della quarta, che praticamente la stavo rivedendo e ti giuro la preferisco, rivedendola, più della sesta. Cioè, anche le animazioni, i disegni che erano un po' più... comunque avevano un tratto diverso, certo. Molto morbidi, però... molto po' pennellati, sì, anche come ma colori. Poi c'erano delle scene, allora nella puntata, se non erro, Il sogno italiano parte 1, sì. C'è una scena con Nyx di combattimento insieme ad un altro dell'MI6. E fondamentalmente in quel frangente c'è un'animazione tutta particolare che sembra un incrocio tra le scene d'azione... Di qualche film di Koike, quindi molto allungati con queste, sì. E sembrava anche un combattimento alla JoJo, non ve lo so descrivere, sì, il disegno, sì, ma mi ricordo, era molto mi ricordo. Allungato, tutto un po' particolare, ma solo in quel frangente, sì. Non so se volevano sperimentare così, oppure... sì. Beh, sai, alla fine ogni, erro ogni scena anche nella sua piccolezza spesso viene animata da gente diversa, quindi magari trovi, sì, quello un po' più virtuoso che si diverte a fare cose, succede, sì, alla fine sì, ci lavora, certo, talmente, certo, tante mani che tenta, prova uno stile che comunque Lord of Fire dice per me, vedi, 5-4-6, quella è la sua ma alla fine è un 5, po' cioè 4, nessuno 6. Mette la sesta per prima, sto vedendo io poi soprattutto, sì, parlo soprattutto di animazione, per quanto anche a livello di trama le altre le avevo preferite. Comunque nella seconda parte riescono anche a collegarti i filler, vero? Ma solo alla fine, quindi boh, bello che li hanno collegati con la trama principale, anche se farlo alla fine effettivamente a me ha lasciato un po' perplessa, visto che non si capiva da subito, addirittura collegare l'episodio di Gaemon, io non me lo aspettavo, non avevo capito che era legato, magari mi sono persa qualcosa. Lì tra l'altro Edo avrà visto anche delle ragazze che non conosceva, perché lui qualche filler l'aveva saltato proprio perché si era rotto. Sì, sì, io avevo saltato un po' di filler e nella penultima puntata della serie... Io vedevo tutte queste donne, tutte queste cose che parlavano, diceva, ah vabbè, quella sì, l'ho vista, no, no, devi no, vedere quella della cassaforte. Sì, quella sì, no, no, sì. L'episodio della cassaforte secondo me ti piacerà parecchio, guardatelo perché... Quella la devo vedere ancora, a parte che non ho tempo adesso, però... Quella guardatela perché è quella possibile, è quella che nel finale dice, farò di tutto per starti appresso, quella che dice, ok, allora mi impegnerò, non sai che c'era questa cosa... Sì, me l'hanno detto, della me promessa, l'hanno un po' descritta, sì. Quell'episodio che poi ci hanno messo un grande...
grande reminder ad una puntata della seconda serie che cita il manga addirittura, che è quella del lavoro di squadra. Sì, sì, quella mi era piaciuta davvero tanto, quindi... Bellissima, e riprendere una cosa del genere è bello perché vedi la sinergia di tutti tra di loro, è bellissimo. Più episodi così, cazzo, più lavoro di squadra. Ecco, diciamo questa cosa. Alla fine c'è un collegamento, che adesso citeremo, tra poco entriamo nella fase spoiler. E c'è un collegamento che però io ho trovato un po' forzato. Cioè, nel senso, è il classico piano a lungo termine che vuole tenere canonica, cioè nel senso, io dico sempre, Lupin non ha un vero canone ferreo, non ha una vera timeline ferrea, perché ovviamente gli anni in Lupin non passano come nel mondo reale, ovviamente, quindi Lupin non ha davvero cominciato negli anni 70 per arrivare fino a oggi, insomma, sappiamo che è una di quelle cose un po' alla Simpson, andranno avanti per sempre con tutta una serie di avventure, un po' come la Marvel, ad esempio, che c'è dagli anni 60, ma Peter Parker non c'ha 70 anni, ovviamente, no? Cioè, ha sempre 25 anni in questo momento. Però c'è, diciamo, un proseguire delle storie, una serie di rimandi, una serie di ritorni, e quindi tu ovviamente devi considerare che lui ha vissuto tutte le avventure che tu hai visto. Certo, ovviamente... lo so, Gigi, questa è una teoria a cui io non credo, in realtà. Quello, secondo me... Nemmeno io più di tanto. Quella è è una specie di... quello di Green vs. Red è più quasi un omaggio alla figura di Lupin, quasi da non considerare neppure canonico, tra virgolette. No, però da prendere in considerazione, secondo me, che c'è stato comunque un cambio, un passaggio di testimone, se vogliamo chiamarlo così, ma comunque anche fosse stato alla fine Yasuo, il Lupin finale, Yasuo è il protagonista di Green vs. Red, per chi non lo sapesse, lui comunque segue le orme di Lupin, quindi tende ad essere come il vecchio Lupin. E quindi è come se inglobasse la sua eredità. Sì, sì, io quindi sono d'accordo. Quindi nemmeno così cambiato. Solo direi che, ad esempio, se volessimo usare un canone ferreo e quella fosse vera, appunto, innanzitutto Jigen e Gaemon sono sempre quelli. Quindi... Cioè, Lupin cambia, quindi non invecchia. Gli altri hanno bevuto la roba dell'immortalità. Seconda cosa, qua ci sono... In questa stagione vediamo anche nella quinta un sacco di flashback del passato che Yasuo non potrebbe ricordarsi, quindi io dico sempre, no. Green vs. Red non è da considerare, secondo me, come... Ti mette quell'anello finale, ma secondo me è quasi più uno scherzo, cioè nel senso è proprio una cosa... Sì. Anzi, magari quelli non sono nemmeno Jigen e Gaemon, cioè non so come dirti, magari... Tu capito? Dici che... Ti dice, quello è Yasuo che si è preso altri due, ha imitatori pure loro. Discorso psicologico questo, poi diventa... Quello, secondo me, ripeto, è un divertissement più che una... comunque dimostra proprio come Lupin davvero non abbia un canone, cioè uno potrebbe vedersi le prime puntate con la banda che si forma e poi vedersi qualsiasi episodio che vuole senza problemi alla fine, perché tranne quelli dove ricorda proprio vengono ricordati gli episodi passati, tipo il ritorno di Mister X, queste cose qua, il resto te lo puoi godere. Dalla quarta stagione comunque abbiamo visto che in realtà un po' di continuity più pesante è stata inserita, personaggi che ritornano, c'era Rebecca, citata anche nella quinta, c'è Yata, l'assistente di Zenigata, quindi comunque c'era la ragazza all'inseguimento del tesoro di Arimao. Il tesoro di Arimao con il sottomarino dorato. Si vede Lupin va nella quinta a nascondersi nelle rovine del castello di Cagliostro. Sì, io lì sono impazzito. Lì è stato bellissimo. Ma la quinta, bellissimo, infatti, per me è una bomba fotonica. Quindi tutto questo, insomma, grande preambolo per dire che il piano di Tomoe, che vedevo già Alberto dire che comunque è fila controverso, ma regge. Certo, il Lupin è pieno di cose assolutamente folli che reggono. Sì. Però, grazie a Arsenio 93, che sa troppo per essere entrato nella mia combriccola, Arsenio 93 mi sembra uno che parla di Lupin. Arsenio 93 è Valerio, buonasera. Ma lei mi toglie tutti i nick, Lupin, lei mi toglie la magia di Twitch.
Per me sarà Arsenio. Per me nella mia chat tante volte Arsenio. Chi è? Chi? Come? Quando? Aiuto. Ecco, vedete, Lorenza Stifa... Ah, no, aiuto, ho perso... Non Lorenza ho visto se... Stifa! Lorenza Stifa, quindi è Lorenza... Quindi è Lorenza... Buonasera. Benvenuti, benvenute, benvenuto, benvenuto tutti. grazie per il follow. Dicevo, il piano di Tomoe sì, può reggere, però mi è sembrato un po' artificioso, un po' gratuito. Cioè, sì. Qual è la vera logica di voler fare questa cosa, capito? Poi ne parleremo un po' di più, no? Però qual è la vera logica di fare un piano del genere, un po' astruso? Poi perché aspettare precisamente questo momento di quando lui è arrivato in Inghilterra? Perché non muoversi prima? Cioè, è uno di quei piani... Che cioè, poi, allora, io capisco il fatto che Lupin sia una delle più grandi, tra virgolette, armi mondiali per quanto riguarda la sua intelligenza, la sua scaltrezza, la sua furbizia, le sue abilità, eccetera, eccetera. Certo, quindi Tomoe voleva più sfruttare quel lato di Lupin per i suoi piani malvagi. Però... Anzi, in realtà era... Il lato che intendi è che a Lupin piace la gnagna? Questo? Beh, sì, l'ha detto anche Tomoe. Riassumendo. Che non può resistere alla gnagna, e quindi quello è un dato di fatto. che poi, in quella puntata, quando io mi hypai di nuovo perché ci credevo, certo. Dicevo, dai, che magari l'ultima puntata la fanno bene, dai, sono fiducioso, figa, che bello, eh? Invece poi, vabbè... chiudiamo qui, però in quella puntata mi sorpresi tanto di come avevano gestito l'azione in tutto l'episodio, di come avevano gestito il lato psicologico della difficoltà di Lupin. Andiamo sugli spoiler? Io direi di sì, iniziamo a parlare un po' più in maniera spoilerosa, eh. Attenzione. Benissimo. Attenzione, allora vi do 10 secondi per rimanere ma mutati, e così non... No, no, beh, comunque così gli fate spettatori. Se non volete sapere niente della serie, vabbè, potete anche abbandonare lo stream. Non vi preoccupate. A no, parte che, No, a parte che ve lo dico. No. Tanto poi mi dimentico tutto, dice Gigi. No, ma c'è anche questa cosa che secondo me, pur a saperla tutta, non è che insomma t'ammazzi. Vabbè, non è che sia una cosa incredibile. Vada, mi spoileri. Vado. Anche questa cosa di essere soggiogato da un. Un'ipnosi particolare di questa presunta madre di Lupin, che ancora, comunque nell'ultima puntata non si capisce se è la vera madre oppure è una che voleva approfittarsene. Vabbè, comunque, poi continueremo a parlare. Allora, secondo me è davvero la sua tutrice? Sì, però non la madre. Ma non è madre biologica. Alla fine c'è questa cosa del tesoro che dovrebbe svelare il fatto che loro sono legati, ma in realtà si scopre che il tesoro dovrebbe svelare proprio che non sono legati. E quindi, in teoria, sì. Probabilmente di lì dentro c'è la vera il vero mistero sulla madre di Lupin. Alberto, esatto. lui crede alla fine, perché non è che la storia, questa risposta ce la dia, che invece lei sia davvero sua madre. Lupin alla fine apre, certo, la prova, se ne accorge e comunque decide di gettarla. Può essere. Però fa un po' ridere, perché magari lui la apre e dice... Nerd Education, grazie! Vabbè, non ho fatto niente, arrivederci! Nel frattempo abbiamo ricevuto un ride Nerd Education, grazie ragazzi di Nerd Education, benvenuti! Buonasera, benvenuti! Non so se mi conoscete, nel caso followate subito il canale senza paura, io sono Uomo che sapeva troppo, per gli amici solo Uomo, perché sennò è troppo lungo. Parlo di videogame, di cinema, di serie TV, di cartoni animati, di anime, insomma un po' di tutto. Scrivo per IGN Italia, quindi magari avrete letto qualche mia recensione, magari non sarete stati d'accordo. Per dire, ieri è uscita la recensione di Lego, della saga degli Skywalker, perché ho passato la settimana scorsa in una galassia lontana fatta di mattoncini. Quindi se volete sapere qualcosa, ad esempio, su quello l'ho fatto. Benvenuti, stasera stiamo parlando di Lupin, della sesta serie. Stiamo un po' recensendo la sesta serie, finita da poco su Amazon Prime Video. Con me c'è il buon Lupin Channel, che ha un canale omonimo.
quindi lo potete trovare anche lui su Lupin Channel qua su Twitch, e lui parla di tante cose, non solo di Lupin, ma insomma Lupin sicuramente gli piace. Di doppiaggio, animazione, cazzeggio, naturalmente ci sarà sempre cazzeggio. Quello non manca mai. Devo riposarmi, ogni tot devo riposarmi. Però parlo un po' non solo di Lupin, ma anche appunto di manga, anime, un po' tutto tondo, cercando anche di, tramite le mie live, imparare qualcosa. Perché io sono un grande ignorante ancora. È quindi, ma è bello, impariamo insieme di tante tante altre cose. È bello a volte, in, con la propria community, anche spiegare cose ma impararne altre. Certo. E stavamo chiacchierando sul finale della sesta stagione, quindi anche qua, se non volete spoiler, fuggite. Magari recuperatevela, fuggite sciocchi. Grazie mille per il ride comunque. Sì, dicevamo, quindi tu stavi parlando proprio di Tomoe, quindi su del fatto di essere ipnotizzato da quella che... Sì, sul fatto di essere, allora, soggiogato. Ci potevo credere nella penultima puntata, perché dici, dai, è un meccanismo che è attuato da quando era piccolo, fin da quando lo seguiva. Ok, che c'è il caro nonno Arsenio che si è preoccupato di questa cosa e lo ha allontanato da questa madre presunta, da questa tutrice che voleva, in poche parole, ridurlo ad un semplice assassino, sì, abile e agile. Il nonno Arsenio ha voluto allontanare Lupin da questa figura, lei non ci poteva passare, e giustamente dice, facciamogli un bel trick ad ogni donna che incontra. Questa donna, soggiogata anch'essa dalle mie ipnosi, dalle mie cose, cazzi e mazzi, sbloccherà piano piano ogni personalità di Lupin, e per poi farlo arrivare alla conclusione, quindi fargli ricordare che io sono la madre. Io sono la madre. Allora, devo dire, tra i punti positivi è che, nonostante io trovi questo piano appunto un po' astruso, sì. Legu un sacco fa una domanda a cui adesso risponderemo, perché è molto interessante, anche perché Legu un sacco, hai fatto una domandona bellissima. Mi piace che questa cosa abbia messo comunque ancora in risalto il rapporto Fujiko Lupin, perché nella quinta era stato molto approfondito. Qui era stato lasciato un po' da parte, no? Non si era più andati a scalare. C'era sempre quel contatto lì più affettivo, perché giustamente dopo quello che è successo nella quinta serie, quinta, lui che si è dichiarato in quel modo lì, naturalmente, Fujiko come fa a dirgli di no ancora? Beh, e invece no, ce la fa. C'è sempre quel rapporto tira e molla, ma è più stretto. Loro tante volte collaborano, lui protegge lei protegge lui, cioè si vede che c'è più un affettivo di mezzo. E infatti nella penultima puntata si ha di nuovo una scena particolare, ma molto più negativa quella che abbiamo visto nell'ultima puntata della quinta serie. E lì effettivamente a un certo punto io ci sono rimasto abbastanza male, dico, cazzo, nemmeno lei c'è riuscita. Che poi in realtà c'è anche lì, c'era tutta una... un grande pianone del nostro Lupin, sì, che si faceva le filastrocche in vacca, testa. Proprio, mamma mia, come l'hanno buttata in vacca. Perché potevano tenerla quella cosa, ma secondo me dovevano farla in maniera diversa. Per me l'hanno presentata davvero malaccio. Il problema di questa serie anche, secondo me... Buonasera Leilara, buonasera, bentornata. Buonasera. Il problema di questa serie è anche il fatto che secondo me mancano molti passaggi logici. Sì. Passaggi, uso questo termine che sembra tipo viaggio nel tempo, ma adesso capite cosa intendo, passaggi spazio-temporali nel senso italiano più stretto del termine, cioè i personaggi a volte si trovano in posti e in tempi che non coincidono molto bene, no? Cioè ogni tanto Lupin... Vero. Cioè c'è quella puntata ambientata nella baita... Che forse era però quella prima dell'episodio finale, dei due episodi finali. Non so se tu l'avevi vista, perché era volendo mezzo filler, sì, anche sì, se sì, non sì, lo sì. era. Era una intro a quello che sarebbe esatto. successo poi. Sì, esatto, sì. Di fatto, sì, era di fatto un mezzo filler, chiamiamolo così. Cioè, c'è la baita. Lupin va là, capisce come arrivare là, perché poi, ok, che è Lupin, però, madonna, in questa serie capisce delle cose, dei posti che, ok. Arrivano pure Jigen e Gaemon, arriva pure Zenigata, cioè tutti in quel posto lì che non si capisce dov'è, no? Perché non ti danno Zenigata si era informato, eh?
Zenigata, capito, però insomma, cioè tutti che trovano il modo di arrivare lì, poi Lupin che arriva, cosa ci fate qua? Ah, tieni questo, sali sul furgoncino, poi Zenigata, ciao. Cioè, è vero che Lupin da sempre ha fatto questa cosa, cioè il fatto che sono tutti maghi, dice Arsenio. Lupin l'ha sempre fatta questa cosa. Io ricordo anche, che ne so, le profezie di Nostradamus, no, con loro che incontrano Gaemon praticamente a caso, oppure ovunque Lupin vada c'è sempre Fujiko che magari sta cercando di concupire il tizio che lui deve rubare. Però è un tipo di narrazione questa che si adatta di più alle puntate scherzose, ai filler. Mm-hmm. Quando fai una narrazione, secondo me, più continuativa e più seria, continuare a spostare i personaggi a destra manca in maniera così un po' approssimativa... Anche, ad esempio, l'utilizzo degli insetti microscopici come con... Allora, che proiettano robe, cose... Cioè, allora, è una cosa che tu dici, va bene che Lupin ha la tecnologia per poter fare questa cosa, ok... Però dici, perché abbiamo non la visto usa... il monocolo, per esempio, nella scorsa serie. Per però dici, perché non la usa da altre parti? Perché non mi giustifichi il fatto che non la utilizzi più? Cioè, ripeto, Lupin ha tante trovate, però quando le inserisci in questo tipo di narrazione appaiono più come dei Deus Ex Machina. Cioè, come lo togliamo da quella roba? Così. Cioè, esatto, nell'ultima puntata, no? Di fondo in bianco. Gli sparano. E lì mi è piaciuto che lui dica... tra virgolette, mi sono allenato a pigliarmi il colpo, perché so come spostarmi, ok, ci sta. Un Deus Ex Machina sarebbe stato, e no, in realtà quello che hai sparato è un ologramma, capito, no? E tu dici, ok, ma perché, cioè, allora lì ti viene da dire, perché l'ologramma non lo usi da un'altra parte? Cioè, è in una narrazione molto più seria e meno scherzosa, cioè nella terza serie... Io mi potevo aspettare di tutto, da no, questo non è Lupin, è un robot, gli si gonfia il culo, insomma, tutte quelle cose da Lupin. Gli si gonfia il culo, bella, questo francesismo mi è piaciuto un po'. Cioè, capito, gli si gonfia il culo. Ma invece, in questa sesta serie, ripeto, quando vuoi fare una narrazione più seria, più coerente, purtroppo alcune trovate un po', secondo me... scricchiolano. Cioè, io quando ho visto quella roba delle robe mi è piaciuta in sé, però calata nella narrazione ho detto boh, ok, la utilizzerà ancora? Sì. Perché comunque insomma sta roba dei micro insettini no, allora non è male, per carità, perché comunque, come hai detto tu, la tecnologia ce l'ha, lo può fare, però insomma dare sempre come giustificazione c'era questo, c'era quest'altro, era un finto, era, sì, per carità, c'è sempre stato, cioè è bello quando però... succede in maniera molto preparata, cioè che ti fanno capire, no, quando risulta umano, quando risulta umano sul colpo di pistola dice mi sono allenato a lungo per prendere il colpo. Ed effettivamente questa è una cosa possibile, perché dici, una persona, ok, che comunque c'ha un proiettile in panza, però magari allenandosi a prendere cazzotti o colpi, eccetera, piano piano ci fa il callo. Sì, sì, magari ci posso credere. È una cosa che comunque in qualche modo viene utilizzata, eh? Cioè spesso sì, quando si va, i militari più addestrati, insomma, quelli proprio i Rambo della situazione, spesso sanno magari come mettere anche il corpo... per proteggere alcune parti, e quindi insomma anche quando ti pigli le sferragliate di Mitra in guerra magari non finisci a terra subito. E poi vabbè, lui è Lupin, quindi lo può fare. Perché non usa più il monocolo? Secondo me lì, allora, potevano giocarsela bene col monocolo, facendolo rivedere un pochettino, sempre per quel discorso lì di riprendere la continuity delle serie. Fatto vedere che comunque dalla quarta alla quinta è rimasto l'orologio arpione. Certo. E quindi perché non continuare questa cosa con il monocolo? È stato un peccato, perché comunque anche col monocolo aveva una... ottimissima tecnologia, anzi poteva magari gestire gli insettini proprio con quelli. Sì, esatto, potevano trovare una cosa, cioè poteva usare quello. Peccato. Sì, mi è sembrata una roba buttata molto lì, davvero alla occasione sfumata. Sì, davvero Deus Ex Machina, cioè quella trovata che ma come hai fatto a fare quella roba? Ma non vi ho mai detto che io avevo, e tiri fuori dalla tasca quella roba e dici "Ok, ma allora lo scrivo anch'io così, no?" In realtà nelle mutande ho un giubbetto antiproiettile. Esatto. Ma ti ha beccato il petto, ma esatto. Va bene lo stesso. Però benvenuto Marco Napoli. Esagerato.
benvenuto, benvenuto. Marco Napoli, buonasera, buonasera. Ecco, dice, Arsenio dice, tutto ok, però stava troppo sereno per avere un colpo di pistola. Ricordiamo tutte le altre volte in che condizioni era dopo che gli hanno sparato. Con Albert non se l'è passato bene, con il colpo di Albert. Quindi lì, ah sì, ho accusato il colpo, mica tanto. Mica tanto. Ci stavi per rimettere la pelle, quindi non era proprio... Diciamo che si è preparato, Ecco, secondo in realtà... me ha ripreso il buco del proiettile di Albert, quindi non gli ha fatto nulla il proiettile di Matiglia. Sì, seppure Potarci. Lanciato da una finestra, non è che è caduto dal grattacielo, però insomma... Esatto. Ah, ecco, parliamo un attimo dei Bravo, Marco arriva... No, aspetta, prima... Allora, prima diciamo questa cosa, leggo un sacco, risponderemo alla tua domanda su... la donna chiamata Fujiko che abbiamo visto e abbiamo adorato. Giusto, però lo faremo dopo perché ovviamente parleremo anche un po' del futuro e dato che a noi piace un sacco Koike, che Koike secondo noi sta facendo qualcosina perché aveva postato quella cosa su Twitter come avevamo detto, chiacchiereremo anche di quella serie, quindi stai tranquillo che non ti abbiamo abbandonato. Marco Napoli arriva, benvenuto fra l'altro, se vuoi mettere follow al canale, se ancora non l'avessi fatto fallo, perché arriva con una domanda calzantissima. Vada Lupin. Lei chiama Albert, forse. Masto Albert, do cazzo sta alla fine? Bella domanda, Marco. È una domanda che ci siamo chiesti tutti. Ma non solo Albert, anche tanti altri personaggi. Il più palese è stato il caro Moriarty. Oh, allora. Qual è il senso di quel personaggio? Non lo so, tu nella prima parte mi fai vedere la conclusione di trama di Sherlock con questo Moriarty che arriva prepotente in mezzo alla scena e poi scompare. Si vede già che conosce Lupin, che si conoscono i due e poi non se ne parla più. E lì ho detto, ma perché buttare Moriarty così nel cesso? Allora ecco che arriva la penultima puntata, che con sagacia ti ributta Moriarty, questo personaggio emblematico, misterioso, in questa sua villa reale. Certo. Dove Gaemon e Jigen si ritrovano per chiedergli proprio aiuto sulla questione Lupin ipnotizzato, molto grave. Poi vabbè si è scoperto che era una cazzata, però va bene. Però in quel momento era grave. Moriarty che dice: ragazzi, vi do una mano perché sono interessato alla figura di Lupin, sono interessato alla sua intelligenza e voglio darvi una mano, quindi vengo con voi. L'episodio successivo, Moriarty dov'è? Non si trova più. Ma come dice Albert, anche stessa cosa. Come dice Albert, Marco Napoli, un po' di roba nella prima parte con lui che voleva effettivamente cercare insieme a Lupin questi misteri su Raven che poi sono usciti fuori, ma lui non c'era comunque già nella prima parte. Allora l'hanno rimesso magari nella seconda? No. Albert è andato, come è arrivato è scomparso. Io davvero non capisco. Tra l'altro, come cita Marco Napoli, cita anche l'MI6, che voglio dire è l'MI6, cioè... certo. Potevano ributtarci Nix, porca vacca. Ok che stava in pensione, ma almeno fateci vedere un attimo. Ma anche perché poi Londra, l'MI6 di Londra, cioè proprio è per l'Inghilterra. È cioè... a casa sua, cacchiarola, non la fai vedere? Ma... Albert, quindi, ripeto, Go, bella peccato. Questa di Gigi. Questo è il più grande problema di una serie dove hai avuto a disposizione 24 puntate e le metà gli sprechi in filler e poi ti ritrovi a stringere. Non ha detto che univa con loro, ma solo dirgli dove si trovava Tomoe. Non ricordo con esattezza il dialogo. Ma oddio, non ha detto che veniva con... No, in realtà, Albe, io mi ricordo che lui disse vi darò una mano perché sono interessato a Lupin, alla figura di Lupin. Mi ricordo, però anche fosse, no? Mi Alberto, ricordiamo, Tomoe. Alberto è l'avvocato di TMS, eh? Che tenta sempre sì, di... gli hanno fatto già il contratto, lui prende un migliaia d'euro, credo, al mese per difendere la TMS di questa sesta serie, basta, per difendere solo questa serie. Poi lo licenziano, giusto il tempo di far uscire il doppiaggio, la difende un altro po' e poi lo sbolognano. Poi basta, lo sbolognano. No, però scherziamo, Albe, lui lo sa che ci prendiamo per le ciapette certo, molto certo. Spesso per questo discorso, anzi... Però mi fa sempre ridere che
con tanta forza lui difende questa serie. Ecco, quando invece non ce n'è tanto bisogno. Però, però ritornando al discorso di prima, non divagando, il peccato è stato non sfruttare la figura di Moriarty. Moriarty, il professore, la controparte di Sherlock. Ok che me la fai vedere magari in una versione ragazzo, ragazzino. Vabbè, che io, scelta a livello personale lo dico, non ne posso più dei bambini geniali io. Cioè io quando ho visto il ragazzino ho detto ma che palle. Perché in una, cioè, se io fossi Lupin direi ah bambinello, cioè... ne riparliamo quando saprai cosa vorrei fare io con Fujiko e capirai cosa vuol dire, perché a quell'età lì ancora non... Perché ok, bambini geniali, però a me stanno sempre un po' sulle palle, perché conoscono troppo poco il mondo e la vita per poter essere così geniali. Però i giapponesi, però, si sa, sì, adorano. Molto. Ciao Cutie Panda! E... Oh, amore! Ah, è la sua... E lei? La... La mia lei, è esatto. La sua lei, la sua, è la sua Fujiko. Benvenuta, signorina Fujiko. Benvenuta. Chi ti pandas? E niente, no, altro quindi... che benvenuta, metta subito follow qua. Oh. Metta, non è che perché, allora, perché lei è la subito. Non è perché lei è la signora, no, Lupin qua, può permettersi. Casa, glielo metto io poi, è il follow, attenzione. È una minaccia, velata. Anzi, si abboni al mio e non al suo, che tanto... Ah, sì, giustamente, già mi dà il suo amore, quindi mi basta. Che cavolo, pure l'abbonamento giusto, di Cutie Panda. Si abbona a me, a lei dall'amore. Magari fossi la Fujiko, no. l'ho conquistato così. Con le poppe, amore? Beh, potrei dire forse... No, però andiamo a... L'ha detto lei, io non volevo entrare in questi... No, adesso ha detto Fujiko. Ah, giusto. La Fujiko, l'ho conquistato così, quindi un attimo è salito. Come dicevamo, non sì. può resistere alla gnagna, dicevamo prima. Ah no, vestita da Fujiko. Vabbè, cioè, poppe però, anche lì in quel caso poppe. Fujiko Minne. Fujiko Minne, giustamente, Gigi. Esatto, Gigi, esatto. Però è un peccato non aver sfruttato, anche fosse come dice Albe, no? No, gli ha detto così, che li aiutava a vedere dove si dirigeva Lupin. Ok, ma cazzarola, Moriarty, uno dei personaggi più importanti della serie di Sherlock, non me lo utilizzi del tutto, che poi nell'arco narrativo di Sherlock questi... seguaci del professore che arrivavano, l'era del professore arriverà. Io infatti mi aspettavo, no, una roba, sarà che io sono venuto su con lo Sherlock Holmes di Volpe, quello di Miyazaki, no? Cioè quello che io adoro, bello. Dove c'era un Moriarty, vabbè, doppiato in piemontese, ovviamente una follia, bellissimo. Diciamo, ma a cui sono lo comunque devo rivedere quel film. A cui sono molto affezionato. Io c'ho i cofanetti lassù bellissimi e lì Moriarty c'era in ogni puntata, pure troppo forse, no? C'era davvero un nemico troppo ricorrente, però sì. Questa sera mi aspettavo di vederlo, cioè mi metti Sherlock Moriarty. Anzi, sarebbe stato bello addirittura avere Lupin che in qualche modo magari si alleava con Moriarty, non il ragazzino, io dico un Moriarty ipotetico contro Sherlock. Poi magari Moriarty era troppo cattivo e quindi magari Lupin si trova in realtà poi a allearsi magari con Sherlock. Cioè io mi aspettavo una serie di cose un po' così, no? un po' interessanti. E anche la cosa del, perché diciamolo, dato che siamo ormai in fase spoiler, il fatto che Lupin non sia mai stato cattivo, il fatto che Lupin non abbia mai avuto né un doppione né una sorta di sdoppiamento della personalità. Anzi, sarebbe stato figo a sto punto trattare la cosa dell'ipnotismo anche per quella fase su Sherlock Holmes, magari fare in qualche modo dire che già all'epoca era scattato qualcosa, sì. Non lo so. Invece alla fine era la percezione... Che magari Tomoe aveva preso già il controllo della sua mente e l'aveva costretta... Sì, qualche roba del genere. Watson, tipo cose così, ci poteva stare. Il problema è che si sono ridotti tutto all'ultimo, nelle ultime due puntate. Ho capito, però... È proprio il problema alla fine. Cioè, nel senso, tu dici, purtroppo si sono dovuti ridurre. E infatti, alla fine, la recensione... si basa su quello, cioè io stesso che quando faccio le mie recensioni la regola d'oro del recensore è arriva Cyberpunk 2077 sul mercato e ti dicono guarda abbiamo avuto un po' di problemi, metà del team se n'è andato in vacanza, l'abbiamo fatto con metà del personale,
tu gli dici, esatto, mi dispiace, però io devo comunque valutare quello che è arrivato sul mercato e che in termini di videogiochi il pubblico paga. Perché ok, qui il pubblico paga per andare su Amazon Prime a vedersi le puntate, quindi bisogna essere cattivi, tra virgolette, bisogna essere. Possono aver avuto tutte le sfighe del mondo, però poi la serie è arrivata, quindi noi dobbiamo giudicarla. Il lavoro è quello, quindi noi giudichiamo il lavoro finito, che poi loro si giustifichino dicendo ma abbiamo avuto dei problemi, ma abbiamo fatto tardi, ma ragazzi, potevate pensarci prima, uno a dirgli tipo, no? Magari prendetevi una pausa, invece di fare tutti quei filler, vi prendevate una pausa, facevate per bene le trame principali, con un senso logico anche in alcuni punti, e basta, cioè, non chiedevamo chissà, cioè, noi aspetteremo mesi, secondo me, se dovessimo aspettare un nuovo episodio, cioè se magari domani esce un annuncio, non ne sono 24, ne sono 25 di puntate, in realtà è tutta una scammata questa serie, uscirà un episodio conclusivo che riparerà tutte le cose, eccetera, però uscirà tra un mese. Va bene. Sì, va sì, bene. Sì, sì. Almeno però so che ci state lavorando, so che c'è passione, so che c'è rispetto verso il personaggio e a voi il vostro tempo. Poi, ripeto, se dopo tutto questo tempo esce comunque una cagata, è lì poi sta a noi spettatori. Arsenio 93 proprio dice, per carità, sono stati già 24 episodi di agonia. Cioè proprio Arsenio non ha più, non vuole avere più nemmeno una speranza. Rispondo a Cutie Panda, che poi un po' gli ha risposto anche Alberto, su come mai le sono 24, cioè da cosa dipende il numero di puntate. In realtà 24 episodi è una delle cose che si è assestate proprio in tempi in eoni fa, perché è un numero che si usa da sempre, e è tutto un discorso produttivo e, come dice anche Alberto, legato anche al budget, semplicemente per arrivare a un numero di episodi che con uscita settimanale può coprire una stagione televisiva, 24 più o meno è il numero esatto. I giapponesi la questa normalità. Cosa prima non la facevano. I giapponesi l'hanno presa dagli americani, perché i giapponesi, se pensiamo a appunto le prime serie di Lupin, la prima ne aveva 23, ma perché fu tagliata. La seconda serie dimostra che sì, dovevano essere 26 come prima, e poi nel caso proseguire e andare avanti. Sì. La seconda serie dimostra che invece in realtà, finché una roba fa successo, all'epoca la mandavi avanti. Vai. Come Dragon Ball, no? O One Piece, 1000 episodi. Cioè, questa roba del dividerli in stagioni non la facevano prima i giapponesi. L'hanno un po' presa dopo, per fortuna anche, perché almeno possono fare delle cose un po' più piccole. Ma qui, secondo me, a sto punto, e io spero succeda nel futuro anche di Lupin, ma qua già, secondo me, dovevano fare come La donna chiamata Fujiko, che era letteralmente una miniserie, esatto. Cioè, e aveva 13 episodi, eppure lì, c'è qualche episodio un po' filler, che io dicevo, che palle, andiamo avanti a raccontare la storia. Già lì, che erano 13. Però lì te lo facevano comunque pesare poco. Sì, vero. Erano più episodi, cioè, quasi staccati. Era parte integrante sempre, è quello il discorso, che riuscivano in qualche modo a renderlo integrante a tutto il resto. Sì. No, sono stati bravi. Quindi, rispondendo alla domanda prima di Leggo un sacco, la donna chiamata Fujiko. Così cominciamo a parlare anche un po' del futuro, perché poi ho un po' di idee e poi ti dirò. Vai. Sì. Allora, La donna chiamata Fujiko Mine. No, prima tu, che mi fai parlare? Vado io? Va da lei. No, perché pensavo avessi qualcosa da dire in maniera super ok. No, Una donna chiamata Fujiko Mine fu la serie che in qualche modo, come ho sempre detto, fece riesplodere un po' il fenomeno di Lupin. Perché di fatto era la prima volta dopo 35 anni, quasi 30 anni, insomma, dagli anni 80, di fatto, che tornava una serie di Lupin, innanzitutto, quindi una serie di episodi e non una serie di film, lungometraggi che fossero al cinema o special TV, arrivata tra l'altro nel 2012, dove, secondo me, Lupin era messo un po' malino, cioè...
c'erano stati, era un po' acciaccato. Sì, c'era stato Green vs Red, per carità, c'erano stati gli incontri con Detective Conan, che tolta la qualità o che piacciono o meno, era comunque Lupin che incontrava un personaggio molto importante. Però, la seconda parte era molto meglio, era rispetto alla prima. Sì. Però palesemente era Lupin che doveva bussare a Conan. Cioè, in quel momento, se ci fosse stato un riccone a decidere cosa buttiamo giù dal lato, tolto il fatto che non sono due prodotti diversi, no, però diversi, se arrivava qualcuno con la pistola a dire potete mandare in onda solo una roba, o Lupin o Conan, con tutto il amore per il povero Lupin, visto il successo di Conan, probabilmente Lupin sarebbe stato gettato dalla torre, no? Perché era davvero un momento un po' buio per il personaggio. I film e gli special di quel periodo non sono tra i migliori. Reggevano e non reggevano. Comunque si è mantenuto. Cioè, ci sono degli special che sono usciti, per carità di Dio, sempre in questo periodo di altissima qualità. Però anche gli ultimi special erano comunque rimasti sottotono. Sempre apprezzati, ma sempre sottotono. Motivo per il quale, fra l'altro, anche all'estero non veniva più anche venduto. Cioè, noi Lupin non l'abbiamo più visto, eh. E noi siamo arrivati tardi. Ci è voluta l'avventura italiana, praticamente, per farlo ritornare. Perché davvero tanti special, tante cose non venivano più, quasi più acquistati. C'era un momento un po' di impasse. E concordo con Arsenio, la lampada di Aladino, l'elusività della nebbia, per me erano brutte. Allora, la lampada di Aladino non era male, l'elusività della nebbia, che era praticamente il rifacimento di Mamo Kyosuke, grande personaggio della prima serie, che viaggiatore temporale, con quell'uovo di Pasqua metallico, sì, lì. Sì. Però sì, abbastanza, diciamo che non era io l'ho etichettato sempre come il periodo davvero un po' più buio di Lupin, cioè quello che va dal guarda caso, poi sembra strano, anche dato dalla scomparsa di Del Giudice, perché fra l'altro per noi ci fu anche il passaggio di voce. Insomma, ci sono arrivate un po' di trambate a livello di Lupin. E quanto Stefano abbia fatto un lavoro. Un lavoro maestro. Sì, ma io adoro Stefano Nofri. Magistrale. Per me è l'unica vera voce, e lo dico con tutto l'amore per Jacopo Calatroni e per tutti i vari doppiatori che doppiano Peter Parker. Per me però Nofri è Peter Parker. Io sono cresciuto con la serie Spider-Man, Spider-Man anni 90, e lui per me è quello. Poi lui ridoppiò, mi pare, anche L'Uomo Ragno e i suoi fantastici amici, cioè ridoppiò anche quelle serie. Sì, è vero, lui aveva... sì, che uscì pure su Prime tempo fa. Quindi io solletico e Spider-Man, cioè tutto è legato a Onofri, doppiatore anche di Tenten, altro personaggio che io, per cui io vado pazzo, ho tutta la collezione a fumetti, pagherei per avere tutta la serie in DVD almeno doppiata, non esiste purtroppo, quindi bisogna o prendersela estera oppure i detenuti. Strano però, Tenten che non è, perché non sganciano i doppiaggi, secondo me, il problema è sempre quello, sempre il solito problema. Però ovviamente arrivò a sostituire un Del Giudice. Io adesso, come dico, in certe sue performance lo preferisco addirittura Del Giudice, quando si tratta di aderire perfettamente al personaggio, però all'epoca ovviamente, sai, per noi fu il classico cambio di voce. Siamo cresciuti con Del Giudice, per carità, anzi io sono il primo a dire che sono legatissimo a Roberto Del Giudice, ma non solo per Lupin, ma anche a Zazu del Re Leone, che te ne dico un'altra, il taxi Benny di Chi ha incastrato Roger Rabbit, che lui ne ha fatti tantissimi. Era più direttore che doppiatore. Però naturalmente a Del Giudice non gli si può dire nulla. Stefano è riuscito, nonostante la grande, enorme difficoltà, ad applicarsi a un personaggio del genere dopo la mancanza di, per giunta, un suo caro amico. Certo. Che, se non l'avete magari ancora visto, vi ricordo che sul mio canale ci sono alcune interviste ad alcuni doppiatori che ho incontrato, tra cui la primissima intervista l'ho fatta proprio a Stefano Nofri, che ci dà delle chicche, degli aneddoti particolari anche riguardo il suo legame con Del Giudice, quindi approfittatene, mi raccomando, sempre canale Lupin Channel su YouTube anche. Quindi dicevo, lui si è preso un'eredità enorme, e dopo tanti anni che ci sta sotto con Lupin, ti dirò
che io lo apprezzo da morire nei panni del Lupin più cupo e noir di Koike. Sì. Quando fa i film di Koike ha quella voce precisa che incarna sia il Lupin divertente che conosciamo e soprattutto quello un po' più serio, un po' più oscuro, ecco, e ci piace. Ci piace. Infatti lo adoro davvero tanto. Questo per dire comunque che Lupin era in un periodo un po' così, un po' dove non si capiva bene da che parte fosse girato, arrivò appunto questa La donna chiamata Fujiko, che era una serie matura, che era una serie che fu annunciata come ritornerà ai fasti noir, sarà molto seria, sarà la serie più adulta, ancora oggi rimane la serie più adulta che Lupin abbia mai avuto comunque, cioè sì. È il Lupin più in qualche modo anche disturbante in certi versi, sì. Dietro alla serie c'era Takeshi Koike. Il buon Koike in realtà poi non lavorò così tanto sulla serie, perché lui fece gli studi preparatori, doveva curarla tutta completamente. Mi ricordo se era direttore artistico, mi sembra, direttore di disegni, lì mi sembra. Sì, però al momento della produzione poi lui non c'era mai, lui non ha supervisionato praticamente nulla, perché proprio è stato, non diciamo mandato via, ma mi pare che per problemi di tempo e di budget non riuscì, gli dissero no guarda, non si può fare come la vuoi fare tu. Chiamiamo gli altri e teniamo il design dei personaggi. Infatti ha una regia molto bella, la qualità delle animazioni è anche alta, ma non raggiunge la roba fatta da Koike. Poi quando guardi i suoi special, Koike si vede che sta ancora più in alto. Sì. Però l'impronta comunque gliel'aveva data. E per rispondere appunto alle Gunsacco, secondo me è una gran serie. Devo dire che anche questa aveva un piano molto astruso nel piano. Questa spiegazione nel finale un po' folle che... Sì. Allora, diciamo che... Stile pietra della saggezza. Io ho sempre legato un pochettino sì. a quel finale lì sì. psichedelico, un po' misterioso, particolare. Perché finiva in un nulla di fatto. Perché di fatto sì. ti facevano credere tutta una serie di cose su Fujiko e poi in realtà appartenevano tutte a un altro personaggio. Fujiko era... quella di sempre. Ora, qui si apre un po' il problema, secondo me, di Lupin e di quello che molti fan come me vorrebbero e il cui presente Edo, secondo me, vorrebbe ancora di più. Perché Edo è uno di quelli che, secondo me, vorrebbe che spingessero molto sulla continuity, molto sullo svelare delle cose sui personaggi, sul dargli veramente un background solido. Il problema è che tutte le volte che lo fanno, poi... sfanculano tutto, perché toppano. La donna chiamata Fujiko ci faceva credere che Fujiko fosse cresciuta in questa setta con i gufi, con le cose che lei era, in realtà tutto ciò era l'immaginazione di quella ragazzina che stava nel letto, che adorava Fujiko, vedeva in lei una qualcuno che gli piacerebbe essere e di fatto ha mischiato i ricordi, cioè Fujiko pensava di avere questi ricordi che invece non erano invece suoi, quindi non erano c'era suoi. Tutta questa questo bim bum bam folle. Follia totale. Pure. Nella quinta c'è lui che si toglie la maschera ed è una cosa comunque simbolica del tipo Lupin, no? Non si sa qual è il suo vero volto, lui è. Oppure anche Fujiko, ti mostro chi sono davvero come anima, no? Cioè tu sei l'unica che saprà com'è il vero Lupin. E magari tra virgolette non è davvero successo quella roba della maschera, capito? È solo una roba così, un po' simbolica, la serie non vuole dircelo gesto davvero. Gesto spirituale. E anche lì quindi, tra virgolette, nulla di fatto. Qua c'è la roba del passato di Lupin, l'unica cosa che abbiamo saputo è che lui c'è sta villa dove lui si è allenato, però... Vabbè, quella villa Lupin alla fine era anche nei manga. Sì, c'era anche nei manga, ma nei manga c'era anche tantissimo. Anche la casa lì dove hanno combattuto con Tomoe, quella casa lì è la stessa casa della banda della prima serie e che si è vista anche nei film di Koike. Sì, 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 sì. Infatti hanno ripreso comunque quella casa, quella è l'unica, tra virgolette, come si dice, è l'unica cosa che tu possa star certi, tra virgolette, perché sì. Poi anche lì per il resto non hanno voluto scavare. Io, cioè, tu si sarai mangiato le mani quando lui apre quel cofanetto. No,
Bah, guarda, io almeno mi sarei aspettato un qualche cosa, un qualche flashback. Magari guardava la scatoletta, chiudeva gli occhi e immaginava tipo un suo ricordo passato. Niente, Io speravo ci fosse dentro anche una parola, qualcosa, che dopo che da qua alla prossima serie o qualsiasi cosa avverrà, tu potevi quasi farci delle teorie, tipo, ah, perché c'è scritto gatto? Capito? Cioè, tu dici, ah, forse perché gatto intendevano che... Cioè, insomma, ci potevi fare un po' di cose. Invece no. Nugaz. Niente. Bah. Nei Marco flashback da bambino non chiede. Si vedrà... Sì, infatti non si vede mai il volto, certo, certo. No. No, però si vede che è cresciuto nella stessa isola. Allora, quello, Alberto, però è chiaramente una questione di design. Perché loro non sembra che non vogliano arrogarsi, ovviamente, la responsabilità di dare un passato a... qualcosa che non ce l'ha, ovviamente, che non è mai stato davvero ben delineato. Senza perché... Monkey Punch, però loro giustamente con c'è anche il questo, grande cosa che fai? Hanno, non si azzardano, ma è giusto. È giusto alla fine. Quindi purtroppo non avremo mai... E poi anche lì c'è chi non lo vorrebbe, c'è chi ti dice, ma io non voglio sapere niente del passato, io voglio un Lupin che non... Che tra virgolette... Ma che c'è rimasto da sapere di Lupin? Del presente sappiamo tutto. Quindi andiamo a Ma il manga non lo devi contare, Alberto. Cioè, il manga era fatto a caso. Cioè, Monkey Punch non aveva in mente niente. Ogni settimana Monkey Anche Punch è vero. Disegnava 15 pagine a totalmente random. Una settimana si inventava che lui era... Tomo era la moglie, ma se gli girava nella parte dopo... no, non è la... Si toglieva ed era Zenigata che... Ma come? Non eri la moglie? Ma io per 15 anni ho fatto finta di essere sposato. Cioè, c'erano delle robe veramente fuori di testa nel manga. Che infatti, in realtà, l'anime disconosce completamente. Cioè, non ha mai tenuto in considerazione niente di quello. E tra l'altro contraddicendosi pure, perché Lupin II, Lupin I, ogni tanto ci sono questi flashback anche nell'anime che dici, ma quello è suo papà o è il nonno, però hanno lo stesso aspetto. Sì, sì. È vero. Lupin è comunque una roba che gioca molto con insomma, la mitologia. E poi si parla poco del povero Arsène Lupin II, del babbo. E il papà di Lupin se ne parla pochissimo. Infatti ci volevo dedicare un video sulle quelle poche informazioni che sono riuscito a trovare. E un giorno lo farò, ve lo prometto. Appena avrò tempo, ragazzi, abbiate pazienza. Io lo so che state lì, ma video. Io lo so, sto come voi. Io non vedo l'ora di fare un nuovo video, però ce la faccio. Non ce la posso fare, ho altre priorità al momento, però non mollo niente, né Twitch né YouTube, non mi preoccupare, non lo dico adesso così apertamente. Si confessi qua sul mio canale. Esatto. Nel frattempo devo prendere un appunto per il mio canale, fare video, papà, Lupin. No, è una cosa mia. È una cosa mia. Non sì, ti preoccupare. Ma c'ho anche un video da fare su Otsuka. Ma ha voglia farne. Io aspetto ancora il video sulle armi dei personaggi, che non l'hai finite. Ma quello non si trova. Me lo chiedono in tanti. Non ma mi la Lei ma come mi interessa? Lei le ha cominciate, adesso lei si inventi, non lo so, si inventi delle... Invento le storie. Un video di 30 secondi la dove... nella sesta serie, invento. No, sai cosa? Dovresti poi cercare fallissimo. Un po' nella wiki di Lupin. No, ma guarda, io ho voglia a cercare informazioni c'è qualcosina, C'è qualcosa, però legato al personaggio non c'è tanto. C'è poi, sì, è la storia dell'arma in generale, sì. Tipo Fujiko e Zenigata, che sono gli ultimi che mi mancano. No, anzi, no, che caspio dico, devo fare la P38 ancora io. Quindi già sulla P38 c'è da parlarne, certo. C'è un film intitolato Zenigata. È bravissimo, esatto. Ma su Fujiko c'è il fatto che lei ha questa pistola portatile spesso nella coscia, un po' da spia, sì, però sì, non ma è anche così. Quella che spara il rossetto. No, ecco, sulle manette di Zazà, su tutte le invenzioni di Zazà, quella roba che hanno usato Lupin. Le manette di Zazà. Il coso per l'odore di Lupin lì in Nostradamus, no, al macchinario col naso da porco. Anche, comunque, le manette formato famiglia, anche da dire, da citare.
Comunque, così, per tirare anche un po' le somme, dato che abbiamo deciso di diciamolo, alla fin fine, no, il titolo è promosso o bocciata, questa sesta serie, direi bocciata. In maniera, in maniera non cattiva, ripeto, non è che stiamo dicendo che è una merda to court, però... È godibile. Cioè, però... noi ce la siamo vista con tutto l'hype che c'è stato dietro, e quest'hype poi non è stato soddisfatto del tutto. Per carità, ha le sue chicche, ha le sue... i suoi scene perché... belle, interessanti. 5.5 come Morbius, siamo lì. Cioè, non mi sento di dargli la sufficienza io a questa serie. Nemmeno io. Hai ragione, Lara. Rimandata a settembre, esatto. Rimandata a settembre. ad autunno. Beh, parliamo... ecco, autunno sì, autunno no, probabilmente... cioè, Lupin proseguirà dopo questa sesta serie. Speriamo. L'abbiamo già parlato da altre parti, ma ora siamo davvero in quel punto dove... il presente è finito, possiamo solo avere aspettative sul futuro. Sì. Opening e chiusura top, però. Sì, Marco, ma ti dico, molto più belle comunque quinta e quarta serie. Cioè, la quarta c'ha un opening. Io e Edo ne abbiamo parlato in privato. C'ha un opening, la quarta, che... ma di cosa stiamo parlando? È fuori di testa. Una cazzo di animazione da matti, con quei cazzo di lacci sulle scarpe che appena accelera... cioè, la fisica pure sui lacci. Sui lacci. Porca vacca. Vogliamo, sarebbe figo mandarla. Allora, ti dico questo, vorrei cliccare e farla partire adesso, ma è un casino, perché dovrei grabbare la pagina e quindi... No, è un casino. La regia sta funzionando perfettamente, giuro, se la tocco salta per aria, ma la rivedremo. Faremo una serata reaction con un po' di sigle. A me piace di più la sesta opening, quella italiana poi, esatto, Arsenio 93, quella cantata da Moreno, ovviamente noi parliamo della sigla. Ma meno male che nei DVD dell'edicola ci hanno messo quella originale giapponese, meno male, si sono resi conto anche loro. Yamato, mi raccomando, vediamo, è comunque Yamato, quindi si spera che quello che vedremo lì lo vedremo anche qua. Ma ecco, una curiosità, tu non hai rivisto seconda, prima e terza serie nei DVD? Allora, l'ho rivista, ho riapprezzato qualcosa della terza. Okay. Bravo, perché io sono un difensore della terza. Non mi allargo. No, però dico, la sigla qual era lì? Giapponese o italiana? No, erano i DVD erano sempre con... sempre... a parte... ah, aspetta. Perché allora, Yamato nei Blu-ray ha messo come sigla principale quella italiana, se vuoi vedere la giapponese devi mettere o in giapponese o andare negli extra. Esatto, che è un po' folle. Nei DVD dell'edicola la prima serie è sempre Planet O. Sì. La seconda serie è sempre la fisarmonica. Ok. Dalla terza serie hanno messo no, Manhattan Joke era del film. Sexy Adventure. Ok. Esatto. E poi nella quarta hanno messo quella originale, quindi si presuppone che lasciano anche... okay, perché nei Blu-ray c'è incorreggibile. Tu se parti, c'è sigla, okay, sigla giapponese come immagini, ma sotto c'è incorreggibile Lupin. Che io adoro, però mi sembra un po' una follia metterla nei Blu-ray. Però vabbè. Poi chi se ne frega, tanto quando ti fai i rewatchoni non è che te l'ascolti tutte le volte. Sì, capirai, esatto. Anche esatto. Su Amazon, dice Marco, esatto, ecco, vedi. Trovi incorreggibile su Amazon. A 693 chiude dicendo, terza serie best, Babilonia best movie, buona lì, buona. Stasera abbiamo sovvertito. Questa è una trollata, Valerio, questa è una trollata, lo sappiamo, ormai non regge più il meme, basta.